Buonasera, oggi è lunedì 29 luglio, sono le 18.29 e noi siamo venuti, sono con Simo perché siamo venuti a fare una passeggiata sul lungomare, visto che c'è un po' di vento, quindi non so se sentirete benissimo, però c'è un bel po' di vento e non siamo scesi al mare, quindi visto che era da stamattina che siamo a casa abbiamo deciso di venire a fare una camminata. Simo voleva portare anche il drone, però appunto c'è un po' troppo vento e quindi iniziamo questo weekly vlog oggi e poi lo vedrete sabato, insomma. Io ho detto sul lungomare, ma se non mi seguite su Instagram non saprete che siamo partiti e siamo arrivati in Calabria. Qui c'è Simo. Siamo arrivati in Calabria, siamo a casa mia e quindi è per questo che siamo sul lungomare e adesso appunto stiamo passeggiando, però tra poco torneremo a casa. Buongiorno, oggi è martedì 30 e noi stiamo andando al mare. In realtà io sono truccata perché vogliamo anche scattare qualche foto. Adesso vediamo. Oggi tra l'altro il mare non è nemmeno bellissimo, ci sono anche un po' di nuvole, però a maggior ragione le foto dovrebbero venire meglio. Quindi adesso vediamo un po', ci facciamo anche un bagnetto, anche perché poi a me tra qualche giorno, se non in questi giorni, arrivano anche le mie cose, quindi poi non potrò più farmelo per un po'. Entriamo in ghiacciata. Per Simo è troppo fredda l'acqua. Ha bisogno dei suoi tempi, circa delle sue 2-3 ore prima di poter entrare. Adesso lo aspettiamo. Non è vero? Sì, perché Simone è uscito circa 2 ore fa e si è anche ragghiacciata. No. Buongiorno. Simone e le sue merende. Comunque, questi qui ve li consigliamo perché sono buonissimi. Sono dei tortini al cioccolato, però senza latte e senza uova. Infatti sono delle linea Privolat. Vabbè, sì, Simone lo sta mangiando dentro il latte, però comunque se siete intolleranti al lattosio, questi tortini sono buonissimi. Sono veramente buoni, infatti piacciono anche a Simo. Vero Simo, ci confermi che sono veramente buonissimi. Buoni? E quindi sì. Penso che ci siano anche su da noi, devo dire che è la prima volta che li provo, però sono veramente buoni buoni, sono sempre della marca Misura. Ma comunque la Misura fa proprio delle robe buone, anche i biscotti senza lattosio sono molto buoni. È vero, ormai Simone è esperto anche lui perché quando è con me mangia quelli. Io invece, mentre Simone fa la sua quinta merenda, mi sto leggendo il giornale perché io quando vengo in vacanza
ho questa cosa di prendere sempre le riviste. Devo dire che su a casa non ne leggo tantissime, mentre quando vengo in vacanza, sono al mare, mi piace proprio comprare riviste, non tanto di gossip quanto più appunto di moda. E mi piace sfogliarle. Ad esempio, adesso ho preso questa qui che è Too Style, e poi ho anche F, e di solito prendo anche Grazia. Fatemi sapere se voi comprate riviste, se vi piace leggerle, insomma. A me piace tantissimo, e tra l'altro prendo anche ispirazioni per i video. E quindi adesso mi sono messa qui un po' a leggere, e poi tra poco mi sa che inizierò anche a studiare, perché visto che mi è arrivato il ciclo, insomma, ne approfitto per portarmi avanti con lo studio per gli esami di settembre. Eccomi qua, stasera usciamo e questo è il mio outfit of the night. Andiamo semplicemente a mangiare fuori, però volevo farvi vedere. Prima avevo messo i tacchi, però siccome dovremo camminare, quindi ho deciso di... Ce la faccio a farvele vedere? Sì, ho deciso di mettere semplicemente questi sandaletti, che di solito utilizzo di giorno, però sono comoda per camminare, insomma. Buongiorno, oggi è... Che giorno è oggi? Oggi è 1º agosto, è giovedì. Io intanto sto mangiando un tarallino perché sono le 12 meno un quarto. Siamo a casa solo io e Simone perché... Un po' di tosse. Perché mia sorella e mia zia sono scese al mare e noi siamo rimasti a casa, perché tanto io non posso andare al mare e fa caldissimo, tra l'altro, quindi molto probabilmente morirei secchita come una lucertola. Comunque, noi siamo a casa, adesso Simo sta facendo, sta bevendo il succo. Io non lo voglio, Simo. No, no, mangio solo un tarallino e tra poco prepariamo. Tra l'altro oggi facciamo la pasta al pesto perché abbiamo il pesto fresco. Quindi lo prepariamo noi, adesso abbiamo steso i panni e nulla. Siamo. Nulla, la postina a c'è posto per te. Non la posso fare. Vi ci posate? Siamo venuti sul lungomare perché Simo voleva far volare il drone, visto che oggi fa caldissimo, ci saranno 40-41 gradi, quindi è perfetto, non c'è vento. Allora siamo venuti e adesso lo facciamo volare. E, tra l'altro, qui su YouTube ancora non l'avevo detto, però il drone è stato il regalo che gli ho fatto io per la laurea. Quindi adesso non è la prima volta che lo utilizziamo, però è la prima volta che lo utilizziamo qui al mare, quindi adesso vediamo. Venerdì 2 agosto, sono le 10:42. Noi adesso siamo in macchina perché stiamo andando a fare un po' di spesa. Sono con Timo e dietro c'è mia sorella. E adesso iniziamo il nostro giretto. Andiamo a fare un po' di spesa. C'è un unicorno. Ripariamo le cucine a gas. Simone ha deciso di prendere questo come carrello e si diverte così. Dimmi, Deni. Quelli piccolini sono più buoni. Questi? Quelli, bravissimi. Però non quelli. Guarda qua. Sì.
Allora, siamo tornati a casa, adesso vi faccio vedere velocemente quello che abbiamo preso, così poi lo sistemiamo. Innanzitutto abbiamo preso l'anguria, non è molto grande, però questa qui è la perla nera, quindi dovrebbe essere molto molto dolce, molto succosa, e adesso la tagliamo. Poi abbiamo preso, faccio lo scontrino, olive nere, queste qui per farle in insalata, pane, abbiamo preso due filoncini di pane. Patate, poi che cosa abbiamo? Qui abbiamo i pomodorini, abbiamo preso questi qui che dovrebbero essere i piccadilli, se non sbaglio, però non c'è scritto. Poi cipolle rosse di Tropea, prosciutto, perché stasera faremo prosciutto e melone, quindi abbiamo preso prosciutto crudo e prosciutto cotto. Abbiamo preso peperoni per fare pipì e patate, che è un must. Siamo in Calabria, poi abbiamo rucola, abbiamo pesche tabacchiere che sono buonissime, sono le mie preferite, anche quelle di Simo. Poi abbiamo preso anche le pesche, queste qui, che sono le nettarine, non ci sta già più niente. E poi ultime due cosine, abbiamo preso i ceci, questi qui in vetro, e carote. Abbiamo preso anche i gamberetti, ma quelli li ho già sistemati, Simo. Abbiamo preso anche i gamberetti per fare la pasta, gamberetti e zucchine. Adesso sistemiamo tutto. Oggi riso in insalata. Buon appetito! Buon appetito! Sono le 5 e mezza e fa veramente caldissimo. Infatti mi sta proprio venendo voglia di mettermi il costume e andarmi a buttare in acqua. Comunque, pensavo di finire qui questo weekly vlog, così lo esporto tutte le clip sul computer e inizio a editarlo, così per domani mattina sarà pronto, anche perché verrà un po' più lunghino rispetto all'ultimo video che ho caricato, e quindi dal momento che li stiamo caricando con l'hotspot voglio metterlo già adesso, così insomma speriamo che domani sia online e si carichi. Tra l'altro non so nemmeno se sentirete bene perché in questi giorni abbiamo vloggato con il cellulare di Simone, perché dalla mia fotocamera interna l'audio non si sente benissimo, infatti secondo me sentirete qualche rumore, però non ci possiamo fare nulla insomma, quindi utilizziamo il cellulare di Simo che però adesso è sotto carica. Però appunto volevo concludere qui questo vlog, tra l'altro sto facendo anche rumori, quindi ci sarà non solo il rumore del microfono ma anche rumori di fronte casa. E adesso appunto volevo chiudere qua anche perché poi stasera, siccome ieri sera è arrivata Camilla, stasera usciamo e quindi non avrò tempo per editarlo, quindi volevo mettermi un po' ora. E nulla ragazzi, io spero che questo primo vlog vi sia piaciuto, sicuramente ne registrerò altri, e anche perché so che vi piacciono, e io in ogni caso vi tengo aggiornati su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram se ancora non lo fate. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!